Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Isaac. Dunque, la scorsa volta ho detto una sciocchezza, mi sa, ho fatto una sciocchezza in quanto gli obiettivi li ho sbloccati tutti, con quel piccolo trick di premere Alt F2 in questa schermata. Me ne sono accorto perché appunto qui nel file dei salvataggi, qui nella schermata di salvataggio, appare proprio la scritta Real Platinum God, che significa che abbiamo finito il gioco al 100% e quindi che è stato sbloccato tutto. Il fatto è che comunque i post-it sono rimasti così come erano, quindi non, effettivamente non mi ha sbloccato tutto quanto da quel punto di vista, però invece gli oggetti sono già tutti sbloccati. Me ne sono accorto anche dal fatto che appunto nella scorsa partita c'era abbiamo trovato un oggetto che si sblocca con The Lost. E quindi mi era sembrato un pochettino strano. Purtroppo è andata così, non posso più fare niente, altrimenti perderei il salvataggio completamente. Quindi dovremmo tenerci gli obiettivi sbloccati, gli oggetti meglio sbloccati, senza però ancora aver completato i post-it e aver sconfitto dei boss con determinati personaggi. Ma lo faremo lo stesso, ecco, questo è il punto. Oggi invece facciamo una bella challenge, direi, sì. Quindi siccome ci si è sbloccata la Glass Cannon, facciamo questa. Non so se effettivamente che questa sia una cosa normale oppure ci si è sbloccata per aver fatto sempre quel piccolo trick. Quindi forse faccio proprio la Purist, così almeno sono sicuro che era già sbloccata dall'inizio e non è stato un errore, va. Allora, la Purist è una challenge relativamente semplice. Semplice nel senso che non c'è nulla di particolarmente strano, a parte il fatto che non abbiamo le item room, perché per il resto non abbiamo né oggetti speciali, né non partiamo con nessun oggetto, né positivo né negativo, insomma. Quindi né bonus né malus, di partenza almeno. E in più, cioè, beh, e poi per il resto nulla, appunto. Non c'è nessun'altra particolarità, se non quella di non avere appunto queste item room. Per cui l'unico modo per potenziarci è tramite gli oggetti del boss. Vabbè, insomma, ci sono in realtà tantissimi modi per potenziarci. Potremmo trovare oggetti in giro, anzi dovremmo farlo, perché altrimenti sarà difficile diventare più forti in fretta. E poi ovviamente, naturalmente, come sempre, patti col diavolo, con l'angelo. L'unica cosa è che rispetto alle altre sfide qui si deve arrivare molto lontano con... va bene, cominciamo già malissimo, però almeno Swallowed Penny mi ha dato questi 5 centesimi, che non sono malaccio. E dicevo, l'unica cosa è che dobbiamo arrivare fino in fondo con i boss, con l'avanzamento del gioco. Se non sbaglio, combattiamo The Lamb, però potrei dire una fesseria, potremmo anche combattere Blue Baby, ora non mi ricordo bene quale. Comunque dovremmo arrivare fino all'ultimissimo boss. E questa è la particolarità principale, va? Quindi arrivare fino in fondo senza avere oggetti treasure room, senza avere quel tipo di oggetti là, anche perché poi nelle item room si possono trovare determinati oggetti che non si possono trovare normalmente in altro modo, come ricompensa appunto dopo aver sconfitto i boss qui, come premio per sconfiggere i boss, né in chest varie che si possono trovare, insomma, in varie tipi di stanze. Né in stanze segrete, né in patti col diavolo, con l'angelo. Quindi il problema, l'unico vero problema, tra virgolette, è questo. Allora, abbiamo una pillola, usiamola subito. E appunto, siccome, come dicevo, non abbiamo item room, è anche abbastanza inutile tornare indietro a fare tutto il livello. Però qui voglio fare un po' una sciocchezza, ovvero sacrificare un cuore per ottenere questo nero, in modo da essere un pochettino più protetti nel prossimo livello e provare almeno a ottenere un patto col diavolo. Allora, siamo in cellula, la cosa non è che mi piaccia più di tanto, perché comunque è sempre la versione più difficile rispetto al basement. Ok, un altro bel po' di centesimi, anche questo potrebbe tornarci utile, in quanto comunque persino lo shop può darci qualche... Dai, ho già subito prendere danno in questo modo, maledizione. Devo cercare di giocare un po' bene, perché altrimenti non ce la facciamo. Ecco, l'assenza degli item si farà notare, non subito magari, ma specialmente se andiamo più avanti e specialmente se appunto non si ottengono questi patti. Vabbè, speriamo bene. Per quanto riguarda invece qui, dicevo appunto, lo shop, una cosa positiva, perché dovremmo vederli tutti, in teoria almeno, perché comunque
chiavi ne dovremmo bene o male avere sempre, dal momento che appunto non ci sono item room, non li conserviamo per le item room gli oggetti, quindi sicuramente ce ne resterà qualcuno, dai, qualcuna di scorta. Vabbè, qui sicuramente prendo il cuore. Poi non è che sia buonissimo questo. Però alla fine sono state carte utili, dai, c'è da dire questo. La The Stars ci teletrasporterebbe a caso, visto che non ci sono item room, come ho detto non so già quante volte dall'inizio di questa partita. Comunque, meglio ripeterlo, dai, meglio ripetersi ogni tanto, meglio approfondire la cosa qua. Allora, la Two of Diamond ovviamente la conserverò per un momento migliore, altrimenti raddoppiare questo centesimo ci farebbe soltanto sprecare la carta, visto che anche usarla a 0 centesimi ce ne darebbe 2. Quindi non cambia davvero nulla, assolutamente nulla. C'è da dire che abbiamo sempre il metodo Swallowed Penny per ottenere centesimi, però preferirei non usarlo perché comunque perdiamo i nostri HP. Au! Ecco, ovviamente non era intenzionale qui questo danno e nemmeno guadagnare questo HP. Magari la Blood Rush of the Machine potrebbe essere più interessante, comunque più utile nella nostra situazione. Avremmo doppi centesimi, naturalmente, perché ne otterremo sia dalla macchinetta stessa, dal fatto che doniamo i nostri cuori, sia dal fatto che abbiamo Swallowed Pen e quindi subiamo danno. Però almeno appunto non ne subiamo i cuori blu, che sono più importanti in questa fase del gioco. E fortunatamente anche la Blood Rush Machine non conta come danno ai cuori rossi, anche se ce ne toglie effettivamente HP. E quindi non rischiamo di perdere questo patto. Spero proprio di ottenerlo. Sto già rischiando, vabbè, in realtà con tutti i cuori che abbiamo di scorta non dovrebbero esserci problemi, ma siccome sono ultimamente sono più scaramantico del normale. Di solito appunto non lo sono, però quando gioco ad Isaac un pochettino la vena, insomma, questo atteggiamento scaramantico così mi prende il sopravvento. Ok, lo so che ho detto che tornare indietro non serve a tantissimo, dal momento che non ci sono item room e non dobbiamo appunto esplorare per forza tutto il livello. Però d'altro canto c'è da dire che esplorando potremmo imbatterci in qualcosa di interessante, come stanze maledette, magari con oggetti all'interno, o altre cose utili comunque, non per forza oggetti, anche dei cuori blu, come in questo caso ad esempio, no? Possono sempre far comodo. Oppure le stesse stanze dove si combatte, lì le challenge room invece, anche lì ci possiamo trovare degli oggetti direttamente, oppure delle chest che possono contenere oggetti. E dunque, proviamo anche a trovare la stanza segreta. Mi rimane una bomba, quindi proviamo qui. Ma dai, mi prende in giro il gioco. Mi sta prendendo in giro. Mi dà un oggetto. Ok, c'è da dire che non è che sia il miglior oggetto del mondo, ma comunque sia, non è male, dai. Andiamo qui ed effettivamente ci troviamo in quella situazione che vi dicevo. Allora, sarà sicuramente una partita molto lunga e probabilmente non vedrò nemmeno la boss rush, che in questo caso sarebbe anche una buona cosa. Dunque, la Two Diamond la potremmo utilizzare anche subito, ma non lo so. Dipende se andiamo nello show. Guarda lì. Maledetti che ti incastrano. E poi c'è questa invincibilità, questa piccola invincibilità di qua appena prendiamo danno. Avete visto che lampeggiamo, no? Il nostro personaggio lampeggia e dovrebbe essere immune per qualche secondo, appunto. Ma non sempre è così. Cioè, perlomeno, dura meno di quanto uno si aspetta e poi si finisce per prendere danno. Dunque, ma sì, dai, la uso subito, così almeno raddoppio i miei centesimi. Vediamo se c'è una bomba. Non ricordo in realtà nemmeno a cosa mi servisse la bomba. So che la volevo, giusto, per accedere a quell'oggetto nella stanza segreta. È un vero peccato, in effetti. Allora, sprechiamo qualche centesimo con questi qua. Con loro due. Oh, perfetto. Ecco, subito le mie richieste sono state esaudite. Ottimo. Anche chiave, vabbè, non guastano mai. Benissimo, mi ha dato dei cuori. Non prendo subito quello marcio perché lo tengo per dopo. Anche perché non voglio sprecarlo qui nella Blood Donation Machine. Semplicemente questo è il motivo. Ed è buono perché comunque c'ha delle mosche. Chiavi. Bene. La bomba ovviamente la preferisco di gran lunga
per la stanza segreta. Lì c'è Mystery Sack, com'è che si chiama quell'oggetto? È col punto interrogativo, quindi una specie di famiglia che ci segue e ci dà in cambio dei consumabili ogni tot di stanze, diciamo. Di questi sack qua ce ne sono diversi. Ce n'è uno solo per le bombe, quindi che ci dà soltanto bombe. Uno che ci dà soltanto centesimi, mi pare. E uno che ci dà... No, le rune no. Le rune no, quelle erano nell'espansione, non nel gioco base. E poi cos'altro? Paralisi. Perché l'ho usata? Ma sono scemo. Vabbè. E a questo punto investo qualche altro centesimo, tanto comunque non mi cambia più di tanto. Poi ho la Ivy Bag qui, e quindi possiamo continuare. Se ci dà dei cuori rossi o comunque le troviamo in giro, posso continuare a usarla e ottenere un sacco di centesimi. Quindi non dovrebbero mancarmi mai. Va, mettiamola così. E va bene. Niente di utile. Vabbè, solo centesimi. Preferirei qualcos'altro. Guarda, sarebbero quasi meglio dei cuori rossi e non questi centesimi. Perché appunto... Oh, no, non faccio esplodere ancora loro due, ma aspetto un attimino. Potresti anche gentilmente sempre donarmi magari il... come si chiama lì? La cacchina. L'oggetto che ci dà poi questo giocatore d'azzardo. Ovvero... non mi viene in mente come si chiama. Maledizione alla mia memoria. Non sono mai d'aiuto in questi casi. Non devo dire nomi di oggetti o cose del genere. Però dai che riprendiamo tutti quei centesimi che abbiamo investito. Praticamente ci ha ripagato. Ok. Dovrei tagliare queste parti mosce, lo so. Però non lo so. Con Isaac non mi va di farlo in effetti. Mi piace sempre da fare una partita tutta di getto, così come viene viene e via. C'è da dire poi anche che mi piacerebbe finire questo video con una vittoria, dal momento che nelle ultime partite non è successo, insomma. Ho perso miseramente, anche se ho completato qualche obiettivo, tipo boss rush o cose del genere. Però poi effettivamente di vittorie non ne ho ottenute. E dai, è possibile che nessuno mi dia niente di effettivamente utile? Vabbè, facciamo così. Ah, peccato, mi ha dato il cuore. Però, siccome è per ultimo, anziché sprecarlo e consumare anche l'ultimo cuore, me lo tengo così di scorta per avere delle mosche. Dovrebbe darne da una a tre. Ora, potrei dire una sciocchezza incredibile, ma dovrebbe essere così. Entriamo nel boss, finalmente. Dopo non so quanto, sono già 10 minuti e sono soltanto al secondo livello. Una cosa che non si vede così spesso. Il problema è che nonostante aver perso, se vogliamo, sì, ho perso tutto questo tempo, comunque sia non è che mi sia potenziato tantissimo, anzi, per nulla. Ho ottenuto certo dei consumabili e qualcosa che... qualche altra cosa che può tornarmi utile nel resto della partita, tipo anche l'oggetto attivo lì, però... Nulla che mi aiuti a sopravvivere di più o comunque a fare più danno, a essere più... insomma, più forte, ecco. Però sono oggetti di utilità, va? Che possono tornare utili in situazioni o comunque... Possono darmi dei vantaggi più avanti. Anche il fatto di avere così tanti centesimi, in generale, di avere consumabili sempre a portata di mano, è una cosa decisamente da non sottovalutare. Ok, dai proprio nel senso inglese del termine, quindi dai, muori. Allora, moriteci tutti quanti. Posso utilizzare ancora due volte addirittura l'oggetto lì. Beh, il danno non era previsto onestamente, però... Oh, giusto, e abbiamo anche il patto col diavolo. Bene, prendo l'HP. Tanto vale. E troviamo oggetti interessanti, c'è da dire. Sì. Vabbè, quindi, dal momento che li perderò, spreco tutti i cuori che ho. E prendo sia Spirit of the Night, che mi consente di volare e di avere lacrime spettrali. E ovviamente, sapete, il mio amore per questo oggetto, per la testa di Gappi. E quindi le mosche le abbiamo lo stesso, anche senza l'ausilio del cuore marcio, ecco, del Rotten Heart, sì, quella cosa lì. Visto che non prendiamo danno all'ingresso, direi di entrare qui. Posso anche teletrasportarmi fuori con la The Stars. Andiamo subito vicino al boss. Che quasi quasi potrei sfruttarla come cosa, eh.
Tanto l'item room non c'è, poi comunque posso sempre tornare indietro a visitare il resto del livello. E quasi quasi è quello che farò. Sì, mi sono convinto così. All'istante proprio. Senza troppi ripensamenti. Dovrei stare attento comunque a non perdere HP, perché se ne ottenessi un altro di patto col diavolo, perché vabbè, a questo punto sono per forza patti col diavolo. Invece avevo già preso un intero cuore di danno. Maledizione. Dai, fai danno ai tuoi stessi amici, perché quando fa questi salti ovviamente lo può fare. Sta riempendo la stanza di ragnetti e la cosa non mi piace per niente. E non ne sta uccidendo nessuno nemmeno. Oh no, l'ha appena fatto. Ah, maledizione. Il problema, ecco, è che se per caso, per pura fortuna, dovessi ottenere un patto, un patto col diavolo, non potrei usufruirne in quanto rimarrei a mezzo cuore. No, forse se ne prendo ancora di danno, non ce la faccio proprio, altrimenti muoio. A meno che, beh, è uno di quegli oggetti che ti fa tornare in vita, allora, beh, allora ovviamente non ci sono nemmeno questioni da porsi, insomma, domande da porsi. Perfetto. Dai. Faticaccia però. Facciamo un cavolo di danno. Effettivamente anche in quel patto col diavolo dello scorso livello ho ottenuto oggetti utili, per carità, però non nell'immediato, se vogliamo, perché la testa di Gappi ci aiuta soltanto nel momento in cui entriamo in una stanza, ma per il resto. E infatti abbiamo ottenuto un oggetto. Non me l'aspettavo, però è buono così. Almeno non sprecherò, ecco. Dicevo, non sprecherò cuori qui dentro, ma non sprecherò i cuori blu e quindi non rimango a zero, ma c'è Krampus. Ora speriamo nel Lamp of Coal. La speranza è sempre l'ultima a morire, ma non ho molta fiducia che questo accada, onestamente. Mi sta capitando fin troppo spesso, anzi. Per gli standard. Ok. Sta andando piuttosto bene anche il combattimento con Krampus. Ho fatto schifo contro il boss di prima, non idea del perché. Beh, ovviamente per il fatto che io sono scarso, vabbè, quello... Ouch, non dovevo farmi colpire qui. Dai, la testa, ma perché sei così cattivo, gioco? Spengo, la uso per spegnere i fuochi. Mi ha dato anche qualche centesimo in realtà, quindi non dovrei nemmeno lamentarmi di questa cosa. Dunque, tornerò un pochino indietro. Sì. Vorrei trovare qualcosa di buono in questo piano, visto che fino adesso, a parte l'HP contro il boss, che però mi dà, certo, un po' di sopravvivenza in più, ma non mi dà davvero modo di proseguire il gioco, perché non mi sono potenziato per nulla. Sono già al terzo livello e ancora non ho ottenuto un minimo aumento di danno, di raggio di fuoco, insomma di statistiche in generale. Non ho assolutamente trovato nulla che facesse questo. Ho trovato 2 HP contro il boss. E cosa? Un altro oggetto abbastanza inutile. Figurate, nemmeno me lo ricordo. Caffè and Pills, mi pare. Sì, quindi giusto un po' di velocità in più. E basta. Perciò non stanno andando benissimo le cose. Anche per questo, dicevo, per quanto possa essere utile la testa di Gappi, comunque ci dà delle mosche che fanno danno soltanto se ne abbiamo. Ci aiutano soltanto quando li abbiamo. E li abbiamo soltanto all'inizio di una stanza, perché una volta finite... poi ogni volta che usiamo l'oggetto ce ne dà comunque poche, non tantissime. Abbiamo anche chiavi dorate. Ah, peccato. Ecco, vedete, questo è uno di quei casi in cui mi pento di non aver prima esplorato il livello. Però comunque potremmo soffrire di questa cosa nei piani a seguire, insomma. Non è che sia un grosso problema. Poi, cos'altro potremmo fare? Potremmo andare nella stanza... questo mi darebbe chiavi infinite, praticamente. In un certo senso, possiamo soltanto aprire i bauli in realtà. Le serrature delle porte, no, con quell'oggetto lì. Però, o almeno le chiavi, i forzieri sarebbero gratuiti. Ma, visto che per ora ne ho 8, onestamente. Bercano ci dà dei ragni e ci dà qualche altro effetto? Può darsi di sì, ma al momento non me lo ricordo. Allora, cambio completamente idea e dono qualche chiave al tizio. E poi mi vado a prendere quel trinket. Allora, un paio dovrei comunque tenermele di scorta. Una pillola che è... Tears up! E allora mi viene in mente che nello shop c'era un oggetto molto simile, una pillola molto simile. Anzi, spero sia la stessa. Vediamo.
Oh sì, che gioia, queste cose le adoro. Abbiamo ottenuto un bel po' di un aumento di tirato di fuoco senza l'ausilio di oggetti, vedete? Come può cambiare la partita in pochissimo tempo, insomma, senza effettivamente trovare oggetti. Queste qua ci hanno dato le pillole. Ah, scusate. Ultimamente non sto andando nemmeno tanto bene, infatti avrò una voce anche un pochettino più brutta del solito probabilmente. Che poi non lo so, probabilmente è un pochettino tutti. Abbiamo questo problema con la nostra stessa voce, non ci dà fastidio riascoltarla. Ora, anzi, c'è da dire che col fatto che ho fatto montaggio e quindi l'ho necessariamente dovuta riascoltare più volte, mi ci sto un pochettino abituando, quindi la trovo meno insopportabile di prima, eh. All'inizio, le prime volte che mi registravo e mi riascoltavo, davvero, mi sembrava una cosa insopportabile. Oh, dai, un trinket, sul serio. Vabbè. Qui nulla di utile. Ormai che ci sono, completo anche l'ultimissima stanza. Non che serva davvero, eh. L'unica cosa di utile che ci poteva essere, insomma, era un mini boss, magari. Il problema dei mini boss è che non sempre danno degli oggetti, anzi, davvero raramente. Invece, qui potrei trovare la stanza segreta. O di qua. Oppure di qua. Dimmi di sì, oh yes. Però anche qui nulla di troppo utile. Vabbè, facciamo esplodere tutto. Un'altra chiave e quasi quasi altre due le dono, dai. Dammi il premio che tanto aspetto. Poco di utile anche qui. Potrei donare le ultime due chiavi a lui, poi rimarrei però privo di chiavi, quindi rischierei di non visitare lo shop nel prossimo livello. Va bene, per il momento mi accontento così, insomma, resto a questo punto e va bene. Qua abbiamo detto che c'era soltanto la testa, quindi niente di particolarmente utile o importante. E scendiamo. Allora, qui non mi va di combatterci onestamente per due ceste marroni. Già, se erano due ceste dorate, beh, le cose ovviamente erano belle diverse. Ah, quella nuvoletta tossica mi fa anche del danno. Beh, era abbastanza prevedibile in realtà. Dovevo saperlo, eh. Non so perché ero così sorpreso. Chiavi doppie, bene. Faccio anche esplodere qui. Chissà che non esca un fungo Magic Mushroom, magari. Ma che, figurati. Ed ecco che le chiavi servivano. No, no, no. Guarda come mi hanno chiuso i maledetti. Ma sono dei bastardi. Alle volte la loro intelligenza artificiale sembra essere davvero sviluppata, perché non lo so, è come se si organizzassero tra di loro per fregarti, appunto, per chiuderti in dei posti incredibili. Allora, con quel trinket posso aprire queste ceste senza problemi. Oh, e finalmente il primo vero aumento di danno. Siccome non ho grossi modi di far danno, ecco, scusate la ripetizione, prendo anche questo oggetto, sebbene non sia il massimo, come sapete, anzi, è uno di quegli oggetti che poi mi pento sempre di raccogliere, però può tornare utile in situazioni, dai. E visto che posso volare, non dovrebbe essere troppo pericoloso, almeno spero. Oh, finalmente è esploso addosso a un nemico, e non magari addosso a me o comunque vicino a me, dai. E dai, non caricarmi dalla parte dello schermo che non vedo. Ecco, questa è l'unica cosa che davvero mi dà fastidio, che alcuni nemici ti attaccano anche nel momento in cui tu non riesci a vederli. E quella è una cosa negativa, secondo me, è un piccolo difetto. Però vabbè, dai, ci può stare. Ok, basta saperlo poi e posizionarsi un pochettino di conseguenza. Dunque, l'unica bomba che ho, direi di sì, consumarla qui. Ok, poi prendo anche Fanny Pack, così almeno quando vengo colpito lascio qualche oggetto, qualche trinket. No, trinket, ma qualche consumabile che, beh, si spera torni utili. Torni utile. Mamma mia. Niente, di mattina non ce la posso fare mai a parlare. Questo fatto degli orari di lavoro strani qui non riesco mai ad organizzarmi perché questi turni non so nemmeno, so, giusto settimana per settimana. Come sono, non ho già un'idea di tutto il mese per dire. Quindi, ecco, c'è anche questo da considerare.
Per cui quando ho un ritaglio di tempo è spesso e volentieri la mattina, anche perché poi la mattina non lo so, sono più ispirato dall'ora di registrare. Poi in realtà faccio schifo perché non riesco a organizzare bene le idee, i pensieri, e quindi effettivamente dico cose senza senso, capita. Anche se un pochettino questo accade sempre. Un'altra stanza con due lucchetti, con due serrature. Strano, strano. Lo shop l'ho già visto, sì. Quindi mi servirebbero in realtà un bel po' di chiavi qui. Quindi quell'altra sarà una biblioteca. E ho anche la possibilità di ripetere il piano. Beh, direi di sfruttare questa occasione. È sicuramente un'occasione questa, un bonus. Non la vedo mai come una cosa negativa, a meno che non siamo messi male, siamo già in un livello troppo avanzato, per cui magari possa risultare difficile affrontare un livello. Allora. Qui, ora come ora, dato che abbiamo anche aumentato un pochettino il danno, tutto il contrario, quindi anzi è una cosa positiva, appunto, ripetere il livello. Ok, muori in fretta, per favore. No, non devo stare attento a non sparare quando sono troppo vicini, però, non lo so, la forza dell'abitudine anche mi costringe a farlo proprio. Dunque, dove potrebbe essere la stanza segreta? Potrebbe essere in un sacco di posti in realtà. Di là no, a destra no, ma qui a sinistra può darsi. E invece no. Poi potrebbe anche essere qui. Però siccome non so mai il posizionamento giusto in questo tipo di stanza, la metto da questo lato. Oh, ed eccola qui. Centesimi, va bene lo stesso. Anzi, va bene, va molto bene. Così potrei anche prendere qualcos'altro nello shop. Anche se l'altro oggetto che ho lasciato era uno di quelli che mi fa. È quell'oggetto che mi fa perdere praticamente le carte. Quindi mi dà l'occasione di avere soltanto pillole. E non mi piace troppo. Anzi, non mi piace per nulla. Diciamo le cose come stanno. Ok. Ho rischiato qui. Prendo queste due ceste marroni. Grigie, marroni. In realtà sono entrambe perché hanno delle parti marrone e delle parti grigie. Perché speravo onestamente di trovare almeno una chiave per entrare in quella biblioteca, perché penso proprio si tratti di una biblioteca. Va bene, niente da fare, non è stato così, ma va bene lo stesso. Anzi, già ho aperto fin troppe cose, fin troppe porte in questo piano, in questo livello. Olè, dai, anche Pip sta. Cavolo. Dai, perché ho preso due danni consecutivi così? Ero ancora invincibile, invulnerabile. Vabbè. Ecco, è questo che mi dà fastidio. I tempi di invulnerabilità non è che siano proprio come te li aspetti, ecco. Anche perché dovrebbe essere segnalato dal fatto appunto che lampeggi. Però se poi non è così, cioè che prendi danno anche mentre stai lampeggiando, non è piacevole come cosa. Provo a cercare anche la seconda stanza segreta, potrebbe essere qui. E infatti è così. E c'è un cuore nero, beh, almeno. Qui c'era qualcos'altro, a parte appunto l'oggetto che ho detto prima. Oh, ecco la chiave che mi serviva. Perfetto, come non detto, tutto a posto. Posso andare indietro. Anzi, no, ci andrò dopo. Visto che comunque voglio ripetere il livello. Ok. Devo stare attento. Devo riuscire a utilizzare in modo intelligente. Oh, sì, il mio Bob's Brain. E così è stato. Ho fatto danno almeno a due di loro, se non a tre. Consideriamo ovviamente che sono due personaggi, anche quelli uniti tra di loro. Va bene. Bene, bene, bene. Il famiglio non credo di volerlo utilizzare. Piuttosto mi prendo l'HP, così almeno non rischio di morirci. Quindi torniamo indietro. Mamma mia, quanto tempo sto impiegando. Sono già 25 minuti e mi trovo soltanto a Caves 2, che sarebbe il quarto livello. Oh mio Dio. Stiamo davvero mettendo una vita qui. Però vi voglio far vedere anche come ottimizzare le partite. E per farlo bisogna anche sprecare, tra virgolette, un po' di tempo. Dunque, Book of Sin. Potrebbe darci dei consumabili interessanti. Sicuramente una chiave. Utilizzerò anche queste batterie per cercare qualcosa di utile. Ma così non è stato, quindi niente, andiamo qui e ripetiamo il livello. Ok. Ed eccoci qua, ancora al quarto livello. Beh, spero che a un certo punto, non lo so, diventiamo abbastanza forti da accelerare un pochettino, altrimenti questa partita è destinata a durare almeno un'ora.
La The Sun preferirei mantenermela ancora per un po'. Poi se, non lo so, se dovessi ritenere che sia il caso di utilizzarla ad un certo punto, beh, me ne separerò. Ne farò a meno. Dai, ma è possibile che in queste stanze maledette non ci sia mai nulla di buono, soltanto questi maledetti ragni? Provo a metterla qui per vedere se c'è una stanza segreta, ma a quanto pare non, no. Dovrei stare anche attento a non perdere la possibilità di un patto col diavolo, perché comunque c'è, sebbene sia piccola la chance, sia bassa, comunque sia c'è, esiste. Qui sopra non può esserci la stanza segreta perché c'è un ostacolo, quindi nulla. E qui, boh, vabbè, quasi quasi me lo prendo Nanzabit, così possiamo utilizzare l'oggetto attivo anche se non abbiamo, cioè quando prendiamo subiamo danno. Non so cosa stavo dicendo in realtà, stavo in realtà descrivendo questo oggetto, che possiamo utilizzare l'oggetto attivo anche quando non abbiamo le cariche sufficienti, però se lo utilizziamo quando appunto non abbiamo tutte le cariche piene, ci consuma degli HP, ci spreca degli HP. Mentre Nanzabit ci ricarica, ci dà delle cariche, ci ricarica l'oggetto attivo, ci dà delle cariche, sì. Non so quante, se una soltanto, più, no, dovrebbe essere una soltanto, sì. E quando subiamo danno. Quindi c'è anche questo. Allora. Qui, ad esempio, vale la pena tornare indietro? Non saprei, perché le stanze più interessanti le ho bene o male già viste. Allora, questa è interessante perché The Fallen qui ci dà sempre un oggetto del patto col diavolo come ricompensa. E quella è una cosa decisamente buona. Allora, mi viene in mente che, guardalo. Guarda lì, anzi. No. Maledizione. Perché mi incastrano sempre? Poi alla fine è praticamente. Ma cosa? Dai, davvero questi qua sono oggetti del patto col diavolo? Ma fanno veramente schifo. Prima di prenderli, allora do un'ulteriore esplorata qui a livello, perché magari, non si sa mai, potrei trovare anche la stanza col dado numero 4. Dovrebbe essere il 4. E cosa fa il 4? Fa, ci rirolla praticamente gli oggetti che sono sui piedistalli. Quindi gli oggetti che non abbiamo ancora raccolto. E in questo caso appunto l'ho lasciati lì, potrebbe rirollarceli entrambi. Anche con il more option avete visto, le cose non è che siano andate molto bene. Tra due oggetti non abbiamo trovato nemmeno uno decente. Eppure sono entrambi oggetti del pool del patto col diavolo a quanto pare, ma sono forse tra i più inutili mai visti. No, ce ne sono anche altri poco utili. Però è davvero difficile battere questi due. Quei due. Niente di interessante in questo livello. Nient'altro di interessante. A quanto pare no. Ah, ho perso anche il mezzo cuore nero. Non sta andando benissimo. Non sta decollando. Eppure ce la sto mettendo tutta per appunto trovare cose interessanti. Ma non va sempre bene. Già. Ok. Oh, il cuore blu. Va bene. È l'ultima stanza. Beh, spero. Penso sia l'ultima. Spero. Beh, in realtà no, perché spero più che altro che ci sia qualcosa di interessante. Oh, ultima o non ultima, ma vorrei trovare qualcosa di utile qui. Per il proseguimento, per il buon esito della partita. Potrebbe esserci. Intanto c'è la challenge room che potrebbe contenere ceste rosse, ceste dorate. Ah, però non posso entrarci, vero? Potrò entrarci adesso. Cavolo, non poteva togliermi un altro HP prima di rompersi. Ma dai. Cattivo. Cattivo gioco. Perdere il cuore blu non mi piace per niente come idea, come alternativa. Lo dico subito, se ne dovrò trovassi un altro. Ancora. Dai. Dammi scatola. Ecco come si chiama quell'oggetto. Maledizione. Non mi voleva venire in mente. Dammi dei cuori blu. Una volta tanto. Qui vedete, è anche un problema sparare perché potrei utilizzare per sbaglio Bob Sprain e far esplodere sia il mendicante qui che me stesso. Ok. Fortuna che arrivano prima le mie lacrime del. E dai.
di Bob Sprain. No, in realtà no, questa volta è arrivato prima Bob Sprain. No, niente. Vorrà dire che dovrò tenermi il dubbio di cosa succede qua dentro. Di cosa succede, di cosa c'è qua dentro. Ah, peccato, peccato. Il problema è che dovrò rimanere anche col dubbio di dove si trova la stanza segreta, perché non ne ho la minima idea. Potrebbe trovarsi qui a sinistra. Vediamo un po'. Oh, yes. Un altro di questi tizi. Vabbè, un paio di chiavi te le dono, anche perché ho quel trinket che mi fa avere... dai, però, ma sei un maledetto. Grazie. Grazie proprio di nulla, perché ho fatto schifo. Mezzo cuore bianco. Vabbè, abbiamo aumentato gli HP. Avrei preferito cuori blu e non questi... Questi cuori rossi, ma almeno potrei utilizzarli poi eventualmente in patto col diavolo. Bah, speriamo bene, anche perché in questo livello non li ho ottenuti. Prendiamo anche Bloody Lust. Bloody Lust è l'oggetto con cui parte Sansone, e quindi prendiamo, aumentiamo il nostro danno quando subiamo danno. Il problema è che non vorrei subire danno, è sempre quello il punto. Ma dai, nemmeno queste tre stanze segrete mi hanno dato nulla, però... possibile. Telepils. Fantastico, almeno sono uscito da qui dentro. Ok, riprendiamoci la The Sun. Quasi quasi la utilizzo subito, ma sì, dai. Va bene così, va bene così. Il problema è che non posso nemmeno entrare nella stanza... attenzione qui a posizionarla bene. Dicevo, non posso nemmeno entrare nella stanza segreta lì senza... è la stanza maledetta senza subire danno. Allora. Aumentiamo un po' le chance, perché no? Ok. Vediamo anche lo shop. Si potrebbe trovare anche lì un cuore blu. Dai. Ok. Vediamo. Ma dai, possibile? Vabbè che non avevo nemmeno i centesimi, ora che ci penso. Centesimi sufficienti ad acquistarlo. Però. Non subire danno, per favore. Non subire danno. Allora, c'è da dire che questa testa di solito si suicida, visto che subisce danno sul fuoco. Su quei fuochi mentre si muove. Allora, all'ingresso non subisco danno, vero? No. Poi, posso fare così. Questa non so cos'è. Lemon Party, va bene. E questa qui... Forti e Tower Energy. Va bene. E poi usiamo la Telepils per andarcene fuori senza subire quel mezzo cuore di danno fastidiosissimo. Guarda che stava andando sul fuoco, ma... sarò idiota. Il combattimento contro il mini boss non mi interessa più di tanto. Devo affrontare un sacco di stanze senza effettivamente sapere se... avere la certezza di ottenere un bonus. E addirittura due cuori blu da questi fuochi. Che di solito non hanno... una certezza di ottenere di darti appunto questi cuori, ma qui invece 2 su 2. Ottimo, meglio così. Allora, bisogna stare lontani dai nemici anche quando non abbiamo abbiamo già consumato tra virgolette la Bob Sprain, perché potrebbe comparire da un momento all'altro, e io onestamente i tempismi non me li ricordo bene, non ce li ho ben impressi nella mente. Ok, posso stare un pochettino più tranquillo visto che ho questi cuori blu, però se non li perdo è sicuramente meglio. Qui alle volte si possono trovare anche cuori blu, per questo ci guardo sempre in quel tipo di stanza lì. Le stanze sacrificali dovrebbero chiamarsi, sì. Oh, giusto, le lacrime spettrali me ne dimentico sempre, quindi posso stare tranquillamente al sicuro dietro le rocce, dietro gli ostacoli e non rischiare nulla. Ok, andiamo avanti. Bob Sprain, mi raccomando, stai a debita distanza da me. Però magari colpisci qualche nemico ogni tanto, non dico sempre, ma... oh, come in questo caso, per esempio. Sarebbe una cosa più che gradita. Oh, un'altra pillola decente, dai. Finalmente, era ora. Tra l'altro poi l'unico vero bonus che ho ottenuto, a parte Steven in quella cesta dorata, è stato grazie alle pillole, appunto grazie a quel tears up. Oh, la luck up non mi serve assolutamente a nulla, Gish... dammi qualche oggetto buono, ti prego. E soprattutto, spero con i patti col diavolo che si rendano utili questa volta. Ho trovato gli oggetti più inutili del mondo fino adesso. Anche lo stesso The Fallen mi ha dato delle schifezze mai viste. Che poi, l'oggetto qui di Sansone non è male, però
Ripeto, devo, per ottenere questo bonus devo comunque subire danno. E se non ho abbastanza HP per farlo, beh, ho comunque modi per poterne ricaricare gli HP, per poterne ottenere altri una volta persi. Beh, non conviene di certo utilizzarlo in modo come dire, di proposito, va. Perfetto, un ulteriore aumento di rato di fuoco. Dovremmo scendere. Dai, soltanto 6. Pensavo me lo aumentassi di 2. Oh, oh, beh. E qui la partita cambia. Cambia drasticamente. Bomb's Knife è un gran buon oggetto. Diciamo che non sfrutta molto il fatto di avere lacrime spettrali, eccetera, però. Fa una marea di danno, anche se effettivamente è sempre lo stesso, come potete vedere da... come potete vedere. però ci aumenta comunque il modo in cui facciamo danno, perché attraverso i nemici facciamo più danno del normale, appunto. Dunque, abbiamo aumentato anche grazie all'oggetto di Sansone. Bloody Lust, Lusty Blood, boh, una cosa del genere. Tu non me lo vuoi proprio dare, scatolle, eh? Beh, non che mi serva particolarmente, per carità, però non mi dispiacerebbe lo stesso avere un piccolo aiuto. Un ulteriore aiuto. Un altro HP, sul serio. Queste macchinette mi stanno riempendo di cuori rossi. Va bene, meglio così. Altri consumabili, e soprattutto la chiave mi piace particolarmente come cosa. Ah, peccato, non posso entrare qui dentro, però. Beh, poco male. Questa, sì, conviene anche giocarci un pochettino. Potrebbe darmi dei trinket o, ecco appunto, dei cuori blu. Quindi continuerò a giocarci, perché no? A costo di non avere poi abbastanza soldi per l'item room. Anzi, no, ci ho ripensato. Non so perché, preferisco sempre io avere... cioè, guardare almeno prima gli oggetti che contiene l'item room. Potrebbero essere molto utili. Ok. Beh, a questo punto mi sento abbastanza fiducioso. Con l'ausilio di Mom's Knife qui, del coltello della mamma, dovremmo essere sufficientemente forti da battere anche l'ultimo boss. Anche gli ultimi boss, e anche e soprattutto che poi non è tanto il problema magari il boss in sé, che sia dell'Emp, che sia Blue Baby, ma proprio affrontare la Dark Room o la Chest, che piuttosto invece ci può dare qualche difficoltà. Vedete come muoiono subito. Basta un colpo del coltello qui per abbattere praticamente quasi tutto. Anche i boss. Oh, uff. Ho rischiato di subire danno, ma è andata bene. Ah, purtroppo quando lancio questi coltelli in diagonale qui è un pochettino difficile poi effettivamente direzionarlo bene. E abbiamo grid. Vabbè, era anche qui prevedibile come cosa. Non ci ho pensato prima, ma in effetti non l'abbiamo mai visto fino adesso. Ci sta, dai. Mi dà fastidio che quei marci si mettano per primi, nel senso si mettono davanti e non come ultimo. Questo significa che se dovessimo poi... guardate i soldi. Se dovessimo poi, che ne so, ottenere... non so, vabbè, trovare una Blood Dash Machine, ad esempio, oppure un mendicante, quello che richiede i cuori rossi, eccetera. Per prima cosa va appunto a... ah, questa qua è la versione Champions, quindi quella che... fa cadere i piedi, vero? Eppure non lo sta facendo cadere così spesso. Posso anche starci semplicemente appoggiata, avete visto? Non mi dice di prenderne uno in particolare, quindi io prendo la Polaroid, poi... boh. Finalmente qualcosa di utile, Goted. Almeno avremmo gli altri due patti col diavolo assicurati. Ed è già qualcosa di positivo. E quindi... ah, dicevo che appunto se troviamo un medicante oppure una Blood Donation Machine, eccetera, ci toglie per prima il cuore marcio e poi... gli altri. Beh, qui non abbiamo nessun tipo di punto di riferimento, per cui andiamo semplicemente avanti. Ah, beh, si poteva andare oltre lì. Non so perché mi sono girato poi. Ecco, il problema è che Bob's Brain ci dà problemi. Il problema è che Bob's Brain ci dà problemi. Già. È proprio vero. Anche perché il coltello della mamma qui ci abbassa notevolmente il range. Dobbiamo starci abbastanza vicini ai nemici per colpirli di sicuro. E questo appunto aumenta le possibilità, le probabilità di farci colpire a nostra volta da Bob's Brain.
Ok. Ogni tanto sto un pochettino più concentrato, anche per riposarmi la voce, perché non mi è ancora passata l'influenza. L'influenza, non so se sia stata vera e propria influenza o semplicemente un piccolo raffreddamento. Penso sia dovuta più che altro all'aria condizionata. Non la sopporto per nulla. Io a casa non ce l'ho, non l'ho mai avuta, ma... E non sono nemmeno abituato a stare in luoghi dove è presente appunto costantemente l'aria condizionata. Il problema è che, beh, certo, con questo caldo è anche giusto in alcuni posti mantenerla sempre attiva. Però poi lo sbalzo termico tra dentro e fuori, specialmente se lo si fa spesso, quindi si entra e si esce spesso da questi locali climatizzati, poi ecco, si subisce questa questo piccolo effetto negativo. Au. No, in realtà no, non sono stato colpito, ma qui non prendo la briga di esplorare tutti i livelli, onestamente, anche perché adesso sono abbastanza forte, innanzitutto, e poi non non servirebbe più, comunque. Muorici. Guardalo, proprio quel tipo di colpi lì dovevi lanciare tu. Ah, per fortuna che abbiamo ancora questo... fa ancora effetto il more option. E dai, è sempre chest, però. Ma poi... Ditemi voi se non sono sfigato. Dead Cat sarebbe più negativo che positivo in questo caso, perché mi toglierebbe tutti gli HP, tutti i cuori rossi, e me ne lascerebbe uno soltanto. E onestamente è soltanto un malus ora come ora. E poi non ho nessuna garanzia di trasformarmi in Guppy, dal momento che appunto c'è soltanto un altro patto col diavolo, che è quello di questo livello. E dai, visto come stanno andando le cose, non è detto che compaiono oggetti, numero uno, e numero due che compaiono oggetti utili, quindi un pezzo di gatti, appunto. Allora, qui, ancora una volta, il Bob Sprain si rivela più negativo che positivo, come spesso accade in realtà. Devo imparare a non utilizzarlo più, perché lo critico sempre, però poi finisco per prenderlo sempre, non so perché. Ho questa mania proprio. Non lo so, mi sembra sempre brutto lasciare indietro un oggetto. Perché comunque, a differenza di, che ne so, di un... com'è che si chiama? Ah, ci sto pensando. Di un Soymilk. No, vabbè. Mi ha dato effettivamente il pezzo di Guppy mancante. C'è da dire che con Mom's Knife non è che sia il massimo della vita. Nel senso che non ci dà tutto questo bonus. Ecco, BFF, BBF. Un altro oggetto che potrebbe esplodermi in faccia e quindi farmi danno. E l'ho preso comunque, vabbè. Perché, ecco, dicevo, questi qua danno sempre un aiuto, tutto sommato. Però bisogna saperli utilizzare o comunque stare molto attenti. Mentre Soymilk, che è quasi sempre negativo, perché comunque ti abbassa il danno di una cifra, per cui... Cioè, è quasi sempre negativo, ecco. Bercano di nuovo, va bene. Dai, questi ragnetti. Ok. Beh, almeno un cuore nero l'ho ottenuto. Non che sia tutto sto granché. Allora. Mi viene il dubbio adesso davvero di dove andare, di quale nemico affrontare. Beh, lo vedremo nel momento in cui... Oh, adesso sarebbe utile una Monocle Power, per esempio, eh. Paralisi, ancora. No, grazie. Dai, mosche, fate la vostra parte. Come ho fatto a prendere due danni di seguito qui? Ero ancora invulnerabile. Vabbè. Giusto, mi si riempie ogni volta che prendo danno. Ah. Guppy set. È finita qui? Ma dai, non ci credo. Sono rimasto male adesso. Ero convinto che si dovesse arrivare a oltre. Tipo fino a un boss, al boss finale. Soltanto fino ai Thieves? E allora è semplicissima questa... Cioè, semplicissima no. Però allora è più semplice del previsto. Ecco, vedete come finisce così subito, senza darmi gli achievement. È una cosa che non sopporto, è proprio brutto a vedersi. Il problema è che, ecco, siamo già a 193, quindi effettivamente sono tutti gli oggetti che si potevano sbloccare. E infatti anche i segreti, vedete, sono tutti sbloccati, tranne questo. No, in realtà... No, in realtà non è il solo non sbloccato. No, ce ne sono tantissimi da sbloccare. Ah, dai... Ah, questa cosa non mi piace, non mi farà sbloccare il gioco del tutto qui. Vabbè, magari è giusto che sia così. Ci manca, invece come finale ci manca quello di Mega Satana e quello del boss finale. No, l'abbiamo fatto perché ce l'ho da evidenziato, quindi
Evidentemente lo abbiamo fatto. Va bene, dai, per oggi è tutto, visto che il video è già durato parecchio. Da una parte è meglio così, meglio se ci siamo fermati a It Lives, almeno non dura così tanto il video. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!